Ritratto di Regina. Che cosa posso dare del tu? Certo. Che cosa hai scoperto? Cioè, all'inizio, no, quando uno si approccia a un lavoro, soprattutto su una figura come quella della regina Elisabetta II, magari parte con delle idee, parte con delle impressioni. C'è qualcosa che ti ha stupito nel realizzare appunto questo docufilm che è unico? A me hanno stupito tante cose. Alcune allegre, altre meno. Parto da quella meno. Noi lavorando su questo film, prima ancora di girare, abbiamo lavorato sull'immanenza di questa donna. Incredibile, questa vita infinita. Però vedi, l'immanenza appartiene alla storia, non alla vita. Alla vita, purtroppo, appartiene anche la morte. E lavorando, e anche quando abbiamo cominciato a girare, io ho sentito proprio una stretta al cuore, perché sapevo che questa immanenza apparteneva appunto alla storia e non alla vita, che qualcosa sarebbe successo, come succede a tutti. Per cui ho chiesto alla produzione di darmi un giorno per andare a girare a Windsor delle immagini dell'assenza della regina. Questo sentimento di assenza, di mancanza, di ineluttabilità non poteva essere nascosto, non poteva essere taciuto, perché il film sarebbe diventato quasi disumano senza queste scene. Quindi sono andato a girarle e sono oggi nei titoli di coda, che diventano non solo la fine del film, ma la fine di un'era. Questa è stata una prima cosa che io non mi aspettavo. L'altra invece è stata quella di parlare con questi fotografi che l'hanno ritratta, quelli in vita, conoscerli e avere l'opportunità di raccontare l'un l'altro il proprio mestiere, ma soprattutto loro non hanno raccontato a me cosa era accaduto, ma quello che avevano sentito. I sentimenti, le emozioni che avevano provato, anche la paura, il nervosismo che avevano provato quando avevano fotografato la regina. Per cui io che conosco quel mestiere molto bene, l'ho provata con loro. Io questo non me l'aspettavo, cioè la condivisione assoluta di quel momento in cui loro sono in una stanza, si apre una porta, entra la regina che chiude la porta dietro di sé e rimangono loro con il loro assistente da soli. Quindi la regina senza guardie del corpo, senza entourage, senza parrucchieri, senza truccatori, niente. Lei entra lì, ti guarda e ti dice: allora che facciamo? Ecco, quel momento lì io non mi aspettavo di viverlo anche io come loro, ma è lì, è nel film, e questa emozione, questo nervosismo è così ben raccontato da loro che te lo fa vivere. E questo io non me l'aspettavo che venisse così sincero. Ecco, c'è una sincerità straordinaria. L'altra cosa che a me ha fatto piacere è capire come mai poi la gente l'ha rispettata e l'ha amata questa donna, perché comunque da un lato sempre unificante, cioè lei non ha mai detto quello che pensa, le proprie opinioni non le ha mai, probabilmente anche con un costo personale, mai rese esplicite, quindi non ha mai, si è mai contrapposta alle opinioni di altri. Lei non dicendo quello che pensa, ma tuttavia comunicando in altro modo, con le fotografie, con i vestiti, ha tenuto la gente unita, ha trovato e ha stimolato la gratitudine delle persone, anche la mia, per non far parte del coro di volgarità con cui le opinioni sono sempre urlate nella politica, nello spettacolo, dai protagonisti. Lei è rimasta sempre integra, elegante, distante, e questa cosa ha creato un punto di riferimento da rispettare, ecco, rispettabile. Effettivamente lei sembrava sempre inavvicinabile, eppure così vicina, no? A tutti noi. Esatto. E nelle fotografie Isabella. Esatto, è vero, perché ti dà quella sensazione che faccia parte sempre della tua vita. La sensazione è anche, infatti, che sia andata via qualcuno della nostra famiglia che appartiene, no? Sì, appunto, sì. A noi. Ci sarà, secondo te, spazio, tempo e modo per trovare un'altra, non voglio dire una regina, ma un'altra figura così carismatica? Lei sicuramente ha sacrificato se stessa, in realtà, perché forse appunto solo nelle fotografie si intravede, sì, delle, sì, luci
dei momenti, di un lei privato che uno può sì, sì. Peraltro non rubate, cioè lei ha costruito sempre le circostanze per cui queste fotografie potessero dire un po' di vero, un po' di verità su chi è lei. Questo ha chiamato dei bravi fotografi, perché il bravo fotografo in qualche modo quel rapporto che si crea lo sa fotografare e quindi lo trasmette, lo racconta. È stata sensibile, intelligente a comunicare così e a chiamare questi bravi fotografi. Guarda quanto mi dispiace non averla fotografata. Qual è il momento più difficile quando uno fa una fotografia? Per il fotografo piuttosto che per il soggetto? Quando succede che cominci a cercare la fotografia nella macchina fotografica e non la troverai mai. Può succedere per timidezza, può succedere perché non ti trovi di fronte a un soggetto che è molto chiuso e quindi non riesci a stabilire un rapporto subito, sereno, facile, e quindi cominci a far finta di fotografare, cioè cominci a scattare e in realtà non stai scattando per niente. Ecco, fortunatamente a me succede poco, però è successo abbastanza perché io sappia che quello è un brutto momento, veramente un brutto momento che non augura nessuno. Io in genere faccio i ritratti con uno scatto o due scatti al massimo, in genere se sono due perché in uno magari ha chiuso gli occhi il soggetto, quindi me ne faccio un secondo per sicurezza. Ma quello è il momento brutto, quando tu scatti perché non sai cosa scattare, e allora quello è brutto.